A Ponte Miglio, a Roma, c'è quest'usanza cretina di scrivere i nomi dei fidanzati sui lucchetti e poi naturalmente buttare le chiavi dentro al fiume, per cui immaginiamo che tipo di sedimentazione rugginosa ha acquisito negli anni il fiume che diede i natali alla città imperiale. Ebbene, come anche descritto nella bacheca fotografica, sono dei marocchini che vendono questi lucchetti e le relative chiavi e naturalmente che danno istruzioni su come meglio gettarle nell'acqua. Li intervistiamo. Quanto costano? Non è un euro, due euro, tre euro. Dipende da quanto sono grossi, diciamo? Resta sincero. E poi dopo le chiavi? Chiavi per mutare la finanza del nome iscritto da Fortunato. Ah. Chiavi. E li butti? E dove? Dove li butti? Quello che è acqua. Contiene acqua. Ah, nel fiume. Ciao, grazie. Gloria ad Uracrux Cenante. Qualche tempo dopo, ripassando in quel di Ponte Milvio, in piena estate sotto il sole cocente, scorgiamo dei poveri, vituperati operatori dell'AMA, l'azienda comunale per la gestione dei rifiuti della capitale, intenti, con un paio di tronchesi e tanto olio di gomito, a staccare centinaia di lucchetti che, come abbiamo visto, venduti da extracomunitari a qualche testina che pensa di risolvere così il problema di tenersi un rapporto solido, son lì a gravare non solo sulla struttura del ponte, ma anche a rovinarne l'estetica e soprattutto ad inquinarne le acque e i fondali con le chiavette gettatevi dentro. Naturalmente, non solo noi, ma anche i passanti in quel momento diranno la loro. Una signora imprecherà contro l'amministrazione Veltroni, che ha concesso questo sconcio per consentire agli extracomunitari di lucrarvi sopra. Un altro signore maledirà l'autore del celebre libro che ha inaugurato questa usanza cretina dei lucchetti e che adesso molto probabilmente se ne sta godendo i proventi a prendere il sole, mentre questi operai, e questo deve sentire chi bela a sinistra, si stanno cuocendo sotto il sole. Un'ultima postilla prima di mandare il servizio. Vi siete mai domandati come mai, all'interno delle strutture pubbliche per il mantenimento del decoro pubblico, insomma gli spazzini, lavoro umile per eccellenza, non vi sono extracomunitari? Fateci caso. La ragione è semplice, basta ragionarci. Vi si accede solo per concorso pubblico e di conseguenza non si può andare sotto costo. L'unico vero asso nella manica che naturalmente può tirar fuori chi diversamente non ha neanche la capacità per accedere al lavoro che il più delle volte ruba chi lo possedeva prima. Prima li fanno mettere. E poi li fanno dove? Poi dopo dice, troppo per fargli l'attaccare sui pali, che castiano gli hanno messo il signore. Se bisogna fare dove per fare i bottini. Capito, signore, qual è il discorso? Di Matuta, allora, no. Perché sono messo le quindi a voi diciamo sull'iniziativa del comune. Sì, sì, non è che se la per me veniva proprio certo. Ci credo. Ma pure calda sta qua. Se con la fiamma elettrica mi conveniva, perché lo sai. Questo bisogna ripetere per anni, quello che ha scritto il romanzo, Moccia, sì. L'autore della paraletteratura, lui se ne sta a prendere milioni di euro. Per l'aria, noi stiamo in azione. Qua
No, poi c'è pure un discorso, perché se qualcuno viene, cos'è, fa causa al comune, ci è caduto addosso mezzo quintale di Lucchetti, perché non è provveduto il rumore? No, l'altro del fiume poi, perché sotto sarà eliminato, perché spunta io. Ah, continuano a buttarli, quindi capirai, cromo, zinco. Non lo so, quella che buttano. E lui mi ha detto, io, la regola è che li mettono. Lasciano la chiave. Li buttano. Chiave? Si sono tutti giù una chiave. Si è stato. Ponte Lucchetto l'ha ribattuto. Ponte, voglio dire, voglio dire. Questo è il ponte che c'è più lavoro, perché ogni anno passano per togliere le verniciature. Siamo noi, Sempre voi pulite. Sì, siamo noi. L'altro anno l'abbiamo pulito dopo 25 giorni. Ma siamo sempre noi, ma siamo sempre restati voi, che fa caldo si manda. Ma io dovrebbero mettere, c'è una cosa grande, come ce l'hanno a mettere a mano. Ragazzi, buon lavoro. Grazie. Grazie.